Buongiorno e benvenuti alla Biblioteca della Camera dei Deputati, un'istituzione culturale aperta a tutti che offre infinite possibilità di ricerca e di scoperta attraverso repertori bibliografici tradizionali e strumenti tecnologici molto avanzati. Fra le opere conservate da questa biblioteca ci sono anche i 15 volumi dei resoconti parlamentari delle Assemblee del Risorgimento, che la Camera dei Deputati deliberò di pubblicare nel 1911 per celebrare i 50 anni dell'Unità d'Italia. Si tratta di un'opera fondamentale per riscoprire fatti e personaggi e protagonisti di un periodo storico determinante per le nostre istituzioni e per la nostra storia politica, che è oggi possibile riscoprire nella dimensione informatica e anche nella dimensione tridimensionale del metaverso, in una dimensione nuova, in un formato nuovo. Il prodotto che state per consultare è il risultato di un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU, che consente di esplorare le 13.700 pagine originarie combinando le potenzialità delle tecnologie informatiche alla dimensione tridimensionale che caratterizza la realtà virtuale. Un linguaggio nuovo ed originale che racconta una storia del passato che però mantiene integre tutte le proprie suggestioni. Andiamo a scoprirle insieme. Nel 1848 giunse a compimento in Italia come in Europa un movimento di maturazione sociale, politica, istituzionale iniziato già con i moti precedenti del 1820-21 e del 1830. Le classi borghesi, liberali e democratiche pretesero ed ottennero di potersi inserire in maniera più incisiva nei processi di decisione pubblica, talvolta contribuendo all'evoluzione delle monarchie assolute in monarchie costituzionali o in altri casi addirittura sovvertendo la monarchia per proclamare la Repubblica. Contestualmente uno spettro si aggira per l'Europa, come recita il folgorante inizio del manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels. È lo spettro del movimento socialista, che perorava per il proletariato, maggiore giustizia sociale e l'eguaglianza dei diritti. All'epoca l'Italia è ancora un mosaico di piccoli stati, ciascuno dei quali riflette a suo modo lo spirito dell'epoca. E le parole ora digitalizzate, racchiuse in questi volumi, riflettono tutte le tensioni, tutte le idealità, tutte le speranze di quel tempo. Nominativi come Saffi, Armellini, Mazzini, Cavour, Garibaldi o Manara, che tuttora popolano le vie e le piazze d'Italia o a cui sono intitolate alcune scuole del nostro paese, furono protagonisti nei dibattiti di queste assemblee, che rappresentano il primo nucleo della democrazia rappresentativa in Italia. Dal Piemonte alla Sicilia, i moti del 48 rappresentarono un sussulto di lotta politica che interessò tutta la penisola italiana e rispetto al quale non sarebbe stato più possibile tornare indietro. E le odierne istituzioni democratiche, prima fra tutti il Parlamento, ne costituiscono tuttora l'eredità più viva e la testimonianza più concreta. Grazie alla Costituzione della Repubblica ci siamo abituati oggi a dare quasi per scontati diritti politici, libertà civili, che nel corso di un secolo sono stati invece oggetto di dura e spesso sanguinosa conquista, difesa e consolidamento. Anche di questo ci parleranno i personaggi che incontreremo lungo il cammino. Ci porranno qualche volta dei quesiti per verificare quanto avremo appreso dalla loro lezione ed occorrerà fare attenzione a come risponderemo,
perché in caso di errore finiremo fuori gioco ed occorrerà ricominciare da capo. Ma anche questi errori saranno in qualche modo istruttivi, perché da essi impareremo a progredire. È arrivato quindi il momento di iniziare questo viaggio. E se lungo il cammino emergeranno curiosità per ulteriori approfondimenti, la Biblioteca della Camera sarà sempre pronta qui per esaudirle. Buon viaggio, quindi, attraverso questo affascinante prodotto della casa editrice Raion, e auguri per il futuro, ma soprattutto, viva l'Italia! Buongiorno, grazie per essere intervenuti. Buongiorno. Allora, ho avuto il privilegio di creare questo metaverso per Raion Creative Space. Avevo il compito di coagulare tutta una serie di sorgenti culturali che vengono da diverse entità istituzionali. Il progetto Così si fece l'Italia approda al porto dove è destinato, la scuola, il Liceo Artistico Orioli di Viterbo. Dopo aver digitalizzato gli atti delle assemblee rappresentative del Risorgimento, la casa editrice Raion ha prodotto un format digitale, il metaverso, basato sulla realtà aumentata e sulla gamification. Gli studenti sono quindi facilitati ad accedere in uno spazio che aggrega storia, arte e cultura, in cui potranno scegliere percorsi e approfondimenti, avendo una guida nelle parole di Camillo Montalcini, che nel 1911 commentò gli avvenimenti che dal 1848 portarono alla nascita della nostra nazione. Nel 1848, in Italia come in Europa, giunse a compimento un processo di maturazione sociale e politica, sviluppatosi attraverso i moti del 1820 e del 1830. Un cammino attraverso la nostra storia, che mantiene integro tutto il suo fascino, accompagnato da brani musicali tratti dalla grande tradizione operistica italiana e che ha, come contorno, le opere pittoriche e i documenti del Museo del Risorgimento di Torino. Le nostre istituzioni democratiche, in primo luogo il Parlamento, che traggono idealmente origine dalle carte costituzionali e dalle assemblee parlamentari del Risorgimento, ne sono ancora oggi il simbolo e l'eredità vivente. Buona scuola!